le chiavi, ce l'avevo preso. Ma sono lì, guarda. L'hai preso... No, lei ce l'ho preso, l'ho messo qui col costume. Perché non ti piace? Me la lasci guidare? Dai, amore, non è il caso. Solo un giretto. No, dai, Angela, lascia perdere. Sono bravissima. È nuovo, non è mai chiaro. Fino al teatro e torno. Sono bravissima. Ciao! Dai, Angela, Angela! 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 Tantissimo. Prima però dobbiamo telefonare, così magari abbiamo i posti migliori in prima fila. Salve ragazzi. Buongiorno Don Matteo. Salve Don Matteo. Mi fa piacere rivedervi. Non potevo certo abbandonarvi dopo 12 anni. Diciamo che alla fine ho ceduto e sono entrata nella banda. Non ci posso credere. Don Matteo, lei non sa quanto abbiamo pregato questa signorina perché si unisse a noi. Lei è riuscito in un'impresa quasi impossibile. Certo, da oggi dovremo praticare il doppio per coprire le tue stonature, però. Stupido. No, in verità ho pensato che visto che non parto più e se non mi hanno accettato la domanda di trasferimento e visto che dovrò rimanere qui almeno per un altro anno, ho pensato che era giusto che ricominciassi a rivedere le persone che... insomma, gli amici. Don Matteo, mi scusi. Buona prova. Arrivederci, Don Matteo. Matteo. Vieni, Angela. È quello là, giusto? Lì. Vedete, Don Matteo, a me lo strumento che mi piace di più, proprio lo strumento completo, è la fisarmonica. Però la bambina intanto comincia con i piatti. Sensibilizza il ritmo. Scusate, potete scavallarlo da un posto? Ti dispiace? Un posto, scavallarlo. Ah, no, fermi, un attimo solo. Sono arrivati i bozzetti delle nuove uniformi, eccoli qua. Guardateli. E passateli, bene? Per me vanno bene. Vi ricordo che comunque non dobbiamo fare una sfilata di moda, Si potrebbero fare di un colore un po' più scuro, di nero, per esempio, che sfina. Guarda, io sono sicura che a me questa roba proprio mi renderà ridicolissima. Non è vero, a te sta bene tutto, sei una ragazza fortunata. Ma dai che ti sta bene tutto. Vi ricordo che la sartoria... Tilde, sai cosa aveva Angela che ha lasciato le prove? Vede, Don Matteo, lei è fatta così, è un po' lunatica. Tu la frequentavi quando stava con Sergio, vero? Sì, ma Sergio, nessuno riusciva a capirlo veramente. Tutti badavano solo all'apparenza, al suo modo di fare così scherzoso. Arrivederci, vediamo. Allora Claudio si va al concerto domani sera. Veramente Angela ha organizzato una cena a casa sua, così per stare tutti insieme. Ma scusa, il concerto c'è solo domani sera. Sì, lo so, ma è meglio non lasciare Angela da sola. Ciao, arrivederci. Ciao. Don Matteo. Arrivederci. Ciao. Accidenti, ero sicura di averla lasciata lì. Hai perso qualcosa? Sì. Eccomi! Dai, sbrigati! Ciao. Arrivo subito, Le ance, dimentico sempre. Dai, Angela, sbrigati, che siamo già in ritardo. Subito, un secondo, metto le ance qui e vengo, Ma che è successo? Ma perché? Claudio, io non ce la faccio più. Forse sarei dovuta partire subito dopo la morte di Sergio. Cioè, che rimango a fare qui, Tutta la mia famiglia è a Napoli. E lui?
e lui non c'è più. Sì, hai ragione. Cioè, capisco che forse questa è la soluzione migliore. Però mi dispiace. Ciao, Angela. Buongiorno, Don Matteo. Buongiorno, Don Matteo. Buongiorno. Salve. Matteo. Vi prego di preparare il pezzo numero 56. Grazie. Angela. Dunque, da domani potete andare a ritirare le vostre uniformi in sartoria. Se necessario, c'è anche tempo per qualche piccola modifica, va bene? Ma Giulio, dov'è? Non lo so. È un po' che non viene, forse non sta bene. Dicare quello che era successo. Poi è arrivata Angela e io non ce l'ho fatta. Grazie di essere venuta. È un piacere darle una mano, Don Matteo. E poi questa parata potrebbe essere l'ultima occasione per stare tutti insieme, no? Buongiorno. Ciao, Tilde. Ciao, Tilde. Credevo fossi già partita. No, non ancora. Belli, vero? Come quelli che ogni giorno porti sulla tomba di Sergio. Così ogni giorno compri lo stesso bouquet dallo stesso fioraio. Eri tu. Ma la lettera anonima. Cioè, sei stata tu, Tilde. Mi sei entrata in casa, mi hai rotto il carinetto, mi hai sfasciato la macchina. Dovevi andare via. Via. Hai ucciso Sergio. Se tu non ci fossi stata, Sergio sarebbe ancora vivo. Tu hai i tuoi stupidi capricci, se non avessi voluto giocare con la sua moto. Hai mai pensato a quanto male hai fatto ad Angelo? Lei, io, mi dispiace. Non so perché l'ho fatto. Per tutta la vita sono sempre stata quella considerata da tutti anonima, insipida, quella che nessuno prende mai in considerazione. Soltanto Sergio, lui mi ascoltava. Solo lui non pensava che fossi fatta male. Tu non sei fatta male. Tu sei come tutti noi. Tutti noi, almeno una volta, abbiamo desiderato che una persona sparisse. La debolezza fa parte di noi esseri umani. È proprio per questo che siamo tutti uguali. Io mi rendo conto che forse quello che ti sto dicendo tu già lo sai, ma ora lo devi credere. Sarà il tuo primo passo per guarire, per volerti bene. Angela! Angela! Ti prego, perdonami. Angela, domani ci vediamo alla parata.
Sì. Vedi come si mangia, ci sta, fa bene, fa l'amicizia. Come dirle, come va? Bene, grazie. Mi fa piacere. Insomma, mi dispiace anche un po' per lui. E poi ciao, ti dite. Ciao. C'è chi poteva mai immaginare. Non ti preoccupare. E chi lo sentiva perso? Ciao. No, Don Matteo, non ce l'ho più con lei. Vado a prendere e dopo tutto, anche lei voleva bene a Sergio, a modo suo. Sì. Questo? Mi raccomando, Pronti? Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Ma pronti? Uno, due. Aspettati! Che? Fermi, aspettati! Fermi, fermi. Aspettati! Uno, due.